pericolo scampato. E ancora una volta il capitano Ulisse aveva avuto ragione. Seppure correndo un grave rischio, egli poté ascoltare il canto delle sirene e tornare per descriverlo, primo e unico uomo sulla terra. Le misteriose creature marine si rituffarono in mare, incredule e stupefatte per quanto era successo. Il potere ammaliatore delle loro voci suadenti, per la prima volta, non aveva funzionato. E via, di nuovo a vele spiegate e a remi battenti verso il ritorno, verso la patria, verso Itaca. Sempre più fermo nella sua autorevolezza e nella sua forza il capitano, sempre più ammirati e devoti i suoi uomini. Ma le insidie e i pericoli non erano certo finiti. Superata senza gravi conseguenze l'ennesima tempesta, esausti e affamati, i greci raggiunsero infine le coste della Sicilia. Sì, siamo arrivati! Evviva! Qui le giovenche sacre di Zeus pascolavano tranquille sui verdi prati. Se doveste fare del male a una di queste creature, la collera degli dei si scatenerebbe su di noi. Appena Ulisse si addormentò, gli uomini disobbedirono ai suoi ordini e uccisero uno degli animali sacri per mangiarlo. Non appena la nave riprese il viaggio, Zeus scatenò sul vascello la sua ira. Nubi oscure offuscarono il cielo e onde terribili si alzarono intorno alla nave. Un fulmine spezzò l'albero maestro, facendo affondare la nave e gettando in acqua la ciurma. Solo Ulisse riuscì a salvarsi aggrappandosi a una tavola di legno. Per 9 giorni venne trascinato dalle correnti, giungendo poi sulle coste dell'isola di Ogigia. Qui viveva una bellissima ninfa di nome Calipso. La donna soccorse il naufrago e lo curò fino alla guarigione. Se ne innamorò e lo convinse a restare, promettendogli l'immortalità. Ma spesso, passeggiando sulla riva, Ulisse guardava con nostalgia a Oriente, verso casa. E dopo 7 anni, il desiderio di tornare a Itaca ebbe la meglio su tutto. Sulla bellezza dell'isola, sull'amore per Calipso, persino sul desiderio dell'immortalità. Non posso più restare, la tua generosità è smisurata, bellissima Calipso, e tu sei una donna davvero straordinaria, ma io non sono felice, lasciami andare, ti prego. Devi restare con me, Ulisse, solo qui troverai la felicità. Il mio amore è grande quanto l'eternità, dalle mie labbra riceverai solo baci dolci come il nettare, e non posso permetterti di andare via. Il mio amore per te è volontà di Zeus. Grande Dea Atena, ti scongiuro di aiutarmi. Solo il tuo divino intervento potrà liberarmi da queste catene dorate che mi stanno tenendo prigioniero. Oh, bellissima Atena, ti ringrazio per avermi ascoltato. La tua venuta di certo significa che gli dei hanno deciso di farmi tornare a casa. Quando arriverò ad Itaca sacrificherò 30 degli agnelli migliori in tuo onore. Sceglieli tu stessa tra i più belli appartenenti al gregge di Eumeo, se è ancora vivo. Gli agnelli si trasformano in vecchie pecore e talvolta mettono corna nodose. Mi dispiace, ma non ti sto portando il messaggio che vorresti sentire. Che cosa intendi dire? Quindi agli dei non importa nulla della vita e dei desideri di noi comuni mortali. Non ha alcun valore che per 20 anni io abbia vissuto lontano dalla mia terra e dalle persone che mi sono care, e che ora sia prigioniero contro la mia volontà. Se così fosse, nessuno sarebbe tanto folle da negare che gli dei sono crudeli. Non siamo insensibili al tuo dolore, Ulisse, ma devi controllare la tua rabbia e usare la saggezza che hai sempre dimostrato in passato. Non pronunciare parole che potrebbero scatenare la collera terribile di Zeus. Credimi, prode Ulisse, gli dei vegliano su di te. Apollo e io siamo tra quelli che vogliono esaudire i tuoi desideri.
Ma Era e Poseidone si oppongono al tuo ritorno. Gli dei sull'Olimpo sono divisi equamente riguardo il tuo destino. Ma Zeus non è il più potente di tutte le divinità? Non è forse lui che decide se io dovrò trascorrere il resto della mia vita schiavo su quest'isola o se farò ritorno a casa? Non è forse lui? Non vuole essere lui a decidere. Zeus è il padre di tutti gli dei, non parteggia per una fazione o per l'altra. Così ha deciso di astenersi e di non prendere alcuna posizione. Quindi devo morire qui, ma non succederà perché Calipso ha il potere di rendermi immortale. Ciò significa che trascorrerò infelice l'eternità su quest'isola senza rivedere nessuno dei miei cari. Sembra proprio di sì, mio povero Ulisse. A meno che uno degli dei non provi pietà per te e decida di cambiare idea, oppure... Oppure cosa, mia bella Atena? Ti prego, dimmi che cosa si può fare. Oppure un uomo famoso in tutto il mondo per la sua saggezza e scaltrezza dovrà trovare ancora una volta un sistema per cambiare il suo destino. Non sono in grado di ingannarla. Come potrei mai battere i poteri soprannaturali di Calipso? L'uomo che ha ingannato tutti i troiani, Polifemo e le sirene, può di certo ingannare anche Calipso. Ma non aspettarti alcun segno da me. Devi contare solamente sulla tua scaltrezza, mio prode Ulisse. Un'altra sfida era stata lanciata. Occorreva riflettere. L'unica cosa chiara per Ulisse era il desiderio di ritornare in patria. L'amore per Itaca e per Penelope si erano dimostrati più forti di ogni altro piacere e di ogni altra ambizione. Se ti dicessi che puoi sentire la mia voce senza che io apra bocca, tu cosa risponderesti? Direi che sei pazzo, mio caro Nestore. Oppure sarei certo di trovare nella tua tenda otri di vino vuoti di cui ti sei scolato tutto il delizioso nettare. Ora guarda bene le mie labbra e ascolta. Che cosa ne dici, amico? Come vedi, non sono né ubriaco né matto. È impossibile, sono certo che qualche dio ti sta aiutando. No, credimi, gli dei non c'entrano niente. Sono stati alcuni strani pastori a insegnarmi questa tecnica durante i miei viaggi. Ma dimmi, com'è possibile parlare senza muovere le labbra? Sapevo che ti avrebbe interessato. Anche se la tua curiosità a volte va oltre la tua scaltrezza, mi farebbe molto piacere insegnarti il segreto un giorno. Ho la sensazione che potrebbe tornarti veramente utile. Cercate dappertutto, in ogni angolo dell'isola. Non devo, non posso, non voglio perderlo. Aiutatemi a ritrovare il mio Ulisse, ve ne prego. Signora, l'abbiamo trovato! Dov'è adesso? State tranquilla, signora. Non è successo niente di preoccupante. Sta dormendo nel giardino degli oleandri. Guardalo bene, Calipso. Dà gioia ai tuoi occhi per il poco tempo che rimane. No! Non vedo nessuno. Che magia è mai questa? Chi ha parlato? Chi è? Non mi vedi, Calipso? Guarda le mie ali. Sono vicino a te. Guarda sulla testa di Ulisse. Tu non sei una farfalla. Gli insetti non parlano, a meno che gli dei non prestino loro la voce. Chi sei? Io sono Hermes, bella Calipso. Sono venuto ad avvertirti che gli dei dell'Olimpo discutono da tempo del destino di quest'uomo. E hanno stabilito quale sarà questo destino? Certo, alcuni avrebbero voluto che Ulisse restasse qui per sempre, altri invece che tornasse a Itaca. Ma Zeus ha preso la decisione finale per tutti. Ulisse deve andarsene. Le tue parole, sacra farfalla, trafiggono il mio cuore come frecce appuntite. Il messaggio che porto è funesto per te, dolce Calipso, ma darà grande felicità al mortale qui addormentato.
si sta svegliando. Ricorda la volontà di Zeus e non ostacolare il volere degli dei. Addio!